nonostante le ristrettezze della celebrazione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, siamo riusciti comunque a dare un segnale che la giurisdizione c'è, anche in questi momenti. Nel mio intervento, che ho dovuto stringere tantissimo, sintetizzare per i tempi contingentati, secondo le linee guida impartite dal Consiglio Superiore della Magistratura, ho cercato di mettere in risalto innanzitutto il fatto che la giurisdizione è stata colta impreparata nelle sue ataviche criticità e che ha bisogno di urgenti interventi di giuste risorse, adeguate risorse, risorse certamente organiche ma anche strutturali, le strutture telematiche, l'edilizia giudiziaria al collasso, i fondi stanziati nel piano di ripresa e di resilienza sono assolutamente insufficienti, non bastano a coprire le esigenze della Puglia, figuriamoci se possano bastare per quella nazionale. Ho fatto riferimento anche al momento di grande crisi economica degli avvocati, dell'avvocatura, che davvero rischia di non riuscire a reggere più l'insostenibilità della professione e degli studi legali. E poi ho fatto un appello finale a un patto per la giurisdizione che veda l'impegno di tutti i protagonisti della giurisdizione, magistrati e avvocati, che abbandonino le divisioni, abbandonino le barricate, i sospetti, i preconcetti e insieme vadano verso una ricongiunzione nell'interesse collettivo di una ripresa della giurisdizione, della funzione primaria dello Stato.